Io non sono un assetato di potere. Mi piace quel tanto di potere per poter assolvere i lavori che devo compiere. Invece dalla Madonna ho avuto per un po' di tempo la fotografia dell'avvocato Agnelli sulla scrivania. Conta e pesa molto, la gente ti guarda, conduciti bene, stai attento a quello che fai. La divina provvidenza non ha limiti. Giovanni Agnelli, detto Gianni, nasce a Torino il 12 marzo 1921, è il secondo di sette figli. La madre, Virginia Bourbon del Monte, metà romana, metà americana, appartiene a una famiglia ricchissima. È una donna anticonformista, amante delle feste e dei divertimenti. Promiscua, fatto assolutamente inusuale per l'epoca. Il padre Edoardo Agnelli è il figlio di Giovanni Agnelli, senatore fondatore della Fiat. Gianni cresce a Torino, principalmente sotto gli occhi della tata inglese. Ma direi che i primi ricordi di casa sono quando sono nate le sorelle, un anno, due anni meno di me. Mi ricordo da bambino c'era questa specie di emozione quando c'era qualcuno che si aggiungeva alla famiglia. È un ragazzo indisciplinato, dispettoso con le sorelle e non va bene a scuola. La vita nella prima parte della sua adolescenza è leggera, spensierata, almeno fino a una tragica domenica del 1935. Edoardo Agnelli, poco più che quarantenne, si trova in vacanza a Forte dei Marmi e deve tornare a Torino. Per arrivarci più velocemente, decide di andare a Genova in idrovolante, insieme all'esperto aviatore Arturo Ferrarin. Il velivolo, durante l'ammarraggio, urta contro qualcosa in acqua e si ribalta. Edoardo, che si era alzato per ammirare la manovra, sfonda il vetro e viene colpito brutalmente in testa dall'elica. Morirà nelle ore successive. È la prima di una serie di morti che colpirà, come una maledizione, una delle famiglie, una delle dinastie più potenti della storia d'Italia. La morte di Edoardo non cambia solo la storia del Novecento italiano, perché se fosse vissuto, i fatti che stiamo raccontando sarebbero totalmente differenti, ma soprattutto quella della famiglia Agnelli e, in particolare, di Gianni. Quel ragazzo, quel bambino, che ha solo 14 anni, non lo sa ancora, ma rappresenta la continuità familiare di un'impresa, la Fiat, attorno alla quale vivono e sperano migliaia di lavoratori. Da questo momento inizia una lunga lotta interna tra la madre Virginia, decisa a risposarsi pochi mesi dopo la morte del marito, e il suocero, che non glielo consentirà, per l'affidamento dei sette bambini. La faida interna termina con un compromesso. Il nonno Giovanni diventa la figura più importante nella vita di Gianni. Gli insegna a dirigere la Fiat, lavora per consegnargliela come unico erede. Non aveva mai fretta, ma ti dava poco tempo, perché era molto occupato, ma non aveva mai questo senso di fretta, di esagitazione, e cercava sempre di capire che tipo di persona eri, cioè ti interrogava, ti chiedeva delle cose, vedeva quali erano le tue reazioni su certi problemi. Lo manda negli Stati Uniti per mostrargli quanto siano più avanti dell'Italia. Lui si innamora di quel paese, della mentalità così diversa da quella italiana. La fortuna del nonno arriva da lì, dall'aver scoperto nel 1906 la Ford a Detroit, fondata da Henry Ford, fatto che gli permetterà di comprendere che il futuro dell'auto sarebbe stato nella produzione di massa. Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale e Gianni sente il dovere di combattere nonostante la contrarietà del nonno. Nel 1941 parte come ufficiale di cavalleria, partecipa alla campagna di Tunisia. Tra il 42 e il 43 cadono le bombe sulla Fiat e Gianni è costretto a tornare. Giovanni lo vuole al suo fianco. Dopo la caduta di Mussolini, le fabbriche devono essere ricostruite e il nonno, anche senatore, prova a salvare l'industria cercando un equilibrio tra il Comitato di Liberazione Nazionale, il governo provvisorio e gli anglo-americani. Giovanni viene accusato di aver collaborato con Mussolini e il regime fascista. Gli viene proibito di mettere piede nella fabbrica che lui stesso ha creato.
un dolore immenso che lo porta rapidamente alla morte, nonostante la soluzione, all'età di 79 anni, senza riuscire a rimettere piede in azienda. E quando andammo da Torino a Villar Perosa, si fermò il feretro davanti all'ingotto. Mi sono guardato in giro, eravamo qualche decina di persone. È un momento tragico per gli Agnelli, che 3 settimane prima avevano subito anche la perdita della madre, Virginia, morta in un incidente stradale, il che rende i 7 figli orfani, senza nessun riferimento familiare e con un'azienda sulle spalle in giovane età. Gianni in quel momento è a capo di un impero che fattura 15 miliardi di lire l'anno. È giovane, inesperto, non è chiaramente l'uomo giusto per guidare l'azienda. La ricostruzione della Fiat infatti passa dalle mani di Vittorio Valletta, ex braccio destro di Giovanni. Estromesso dalla direzione per collaborazionismo e reintegrato nel consiglio di amministrazione nel 1946. Valletta diventa amministratore delegato con il favore del principale azionista, la famiglia Agnelli, rappresentata da Gianni. Famoso è l'aneddoto secondo il quale Vittorio mise il 25enne davanti all'alternativa di guidare la Fiat in prima persona oppure di delegare a lui la gestione. I casi sono due: o lei fa il presidente o lo faccio io. Pronta la risposta di Agnelli: professore, lo faccia lei. Gli anni successivi per Gianni sono quelli della dolce vita. È il vicepresidente della Fiat, ma è più un ruolo di facciata. Si stabilisce nella Riviera Francese, compra una villa con 28 stanze e si gode la vita. Feste, divertimento, alcol, donne e cocaina. Tanta cocaina, in quelle che lui stesso chiamava le notti bianche. I suoi weekend iniziano tuffandosi nel Mediterraneo da un elicottero. Amante della velocità, guida le sue auto per le strade come se corresse una gara di Formula 1, spinto da una sorta di tendenza suicida che aggiunge fascino al suo personaggio già carismatico. Frequenta grandi registi, produttori di Hollywood, attori e attrici. Stringe amicizie importanti con il banchiere David Rockefeller e il futuro presidente degli Stati Uniti, John Kennedy. Non si tratta solo di un periodo dedicato alla mondanità, ma è un momento chiave per la costruzione di un mito, una personalità in grado di stringere rapporti con i potenti del pianeta, rapporti che cambieranno la sua vita e quella della Fiat. Lo dimostra la lunga relazione con Pamela Digby, moglie del figlio di Winston Churchill, dal quale divorziò nel dopoguerra, che gli permette di stringere forti legami con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, ripulendo la reputazione della Fiat. Quasi una mossa politica, come dimostra il fatto che non ha alcuna intenzione di sposarla, nonostante le forti pressioni di Pamela. È il 1952 e il periodo della dolce vita si interrompe bruscamente pochi giorni dopo Ferragosto, quando Pamela, dopo una festa, lo scopre in compagnia di Anne-Marie d'Estaingville, splendida ragazza di 17 anni pronta al debutto in società. La scenata di gelosia costringe Gianni a prendere la macchina e scappare a tutta velocità sulla statale che collega Nizza e Mentone. Sono le 4 del mattino e la fuga finisce presto. La macchina guidata da Agnelli si schianta in un frontale contro un furgoncino su cui sono a bordo 4 macellai diretti a lavoro. 2 di loro muoiono, Anne-Marie illesa viene prelevata da un suo amico. Gianni invece riporta 7 fratture a una gamba, finisce in ospedale, rischiando l'amputazione dell'arto. I giornali riportano la notizia senza citare il nome degli occupanti della Fiat. Solo giorni dopo si parlerà di un certo Giovanni. I meccanismi di difesa della famiglia Agnelli si mettono in moto per far passare la storia sotto traccia, e così sarà. Finale differente per Gianni, che non perderà la gamba. Si riprenderà, ma rimarrà leggermente claudicante per tutta la vita. Le sorelle, non felici della frequentazione con Pamela, in quel momento cercano in ogni modo di sistemarlo con la loro amica, Marella Caracciolo di Castagneto, nata in una famiglia dell'antica aristocrazia napoletana. Ci riescono perché i due si innamorano e in brevissimo tempo si sposano. È il 19 novembre 1953. La cerimonia avviene al castello di Osthofen, vicino a Strasburgo. Devono fare in fretta perché Marella è incinta e deve coprire la pancia che sta crescendo. Il settimanale L'Europeo titola: lo scapolo numero 1 ha finito con l'accasarsi. Nasce così Edoardo, chiamato così in onore del padre, e l'anno successivo Margherita. I primi anni vivono a Torino, Marella e Gianni diventano la coppia più importante e famosa al mondo.
ossessionati dall'estetica, dall'arte, influenzano lo stile di chi vuole imitarli. Gianni acquista in Costa Azzurra Villa Leopolda, una tenuta di 50 acri che sorge su uno dei terreni più costosi della Costa Azzurra. È lì che ricevono tutte le grandi personalità di quell'epoca, compresi i capi di Stato e sovrani. Essere invitati a casa di Agnelli in quel momento significa avercela fatta. Anche i Kennedy in quel periodo sono ospiti d'onore di Marella e Gianni, che vuole promuovere le relazioni tra Europa e Stati Uniti. Vuole spingere l'Italia verso la modernizzazione. I rapporti sono talmente buoni che la First Lady, Jacqueline Kennedy, nel 1962 sceglie di passare le sue vacanze nella costiera amalfitana, dove frequenta assiduamente Gianni. Vengono fotografati spesso insieme, dando vita a quella che molti giornali dell'epoca descrivono come una love story durata l'arco di un'estate. Marella, invece, è impegnata a stringere amicizie con esponenti dei movimenti artistici contemporanei, come Warhol, Harry Clarke e Richard Avedon. I due sposi sono totalmente assenti nei confronti dei figli, lasciati nelle mani delle governanti, un po' come era capitato a loro. Commettono gravi errori che costeranno parecchio, come ammettono quasi tutti i membri della famiglia. 1966. È tempo per Gianni di prendere in mano la Fiat. Vittorio Valletta, ultra ottantenne che per anni ha fatto notare l'eccessiva latitanza del principale azionista in azienda, è pronto a lasciare il timone. Gianni Agnelli, dopo ruoli di sola rappresentanza, è il nuovo presidente della Fiat. Ora, per tutti, sarà l'avvocato Agnelli. È un momento d'oro per l'azienda torinese, che diventa la principale casa automobilistica europea, sorpassando la grande rivale Volkswagen. È la quarta produttrice mondiale di automobili nel 1967. Il marchio Fiat è al centro della vita degli italiani in quel momento. L'interesse intorno all'avvocato cresce a dismisura. Non è un attore, non è un politico, ma è l'uomo di cui si parla di più. Il suo stile, a cui lui teneva particolarmente, affascina gli italiani e in realtà il mondo intero che tenta di copiarlo. Un po' come succede con l'orologio posizionato sopra la camicia. Le sue più grandi passioni, donne, soldi, macchine, calcio, permettono all'italiano medio di identificarsi e provare simpatia per lui. Sono le passioni dell'uomo comune che gli permettono di essere amato molto più facilmente. A tutto questo vanno aggiunte le storie e le leggende sul suo stile di vita. Sempre in movimento, spaventato dalla noia da cui cerca di fuggire in tutti i modi possibili. Dorme pochissimo, alle 6 del mattino chiama amici e conoscenti dall'altra parte del mondo per sapere cosa succede, pronto a riagganciare appena si stufa. Alcuni giocatori della Juve come Platini racconteranno di aver temuto particolarmente le chiamate mattutine dell'avvocato. Di due di queste passioni in particolare bisogna ancora parlare. Quella per le auto, che assume ancora più importanza nel 1969, quando l'avvocato scopre che la Ferrari, in difficoltà economiche, sta valutando di vendere alla Ford. Per Gianni è impensabile che la Ferrari finisca in mani non italiane, e così acquista il 50% del pacchetto azionario della Rossa, fortemente sconsigliato dalla dirigenza Fiat. Firma un contratto che permetterà alla società di entrare lentamente in pieno controllo del marchio Ferrari, una scommessa palesemente vinta dall'avvocato. Entrammo in partecipazione con la Ferrari. Entrammo in partecipazione con Ferrari perché lui praticamente aveva quasi venduto alla Ford l'azienda, che voleva mettere un piede in Europa nelle vetture da corsa, e poi nella notte ebbe una specie di resipiscenza, una specie di perplessità, e non lo fece. Poi c'è l'altra passione, il calcio. Non solo passione in realtà. La Juventus, acquistata nel 1924 dalla famiglia Agnelli. Gianni fa parte del consiglio direttivo dal 1935 e diventa presidente dal 1947 al 1954. La sua figura è strettamente legata a quella della vecchia signora. Coinvolto in prima persona nelle vicende sportive, fa le fortune dei bianconeri, acquistando giocatori di altissimo livello come per esempio Giampiero Boniperti e Michel Platini, portando la società a raggiungere grandi risultati. Ma come dicevamo, non solo una passione. L'acquisto della Juventus da parte degli Agnelli è anche di matrice politica. Un mezzo per ottenere consenso e la possibilità di gestire le masse operaie, formate soprattutto da persone emigrate dal sud Italia, alla ricerca di lavoro proprio alla Fiat.
un mezzo per favorire il processo di identificazione degli emigrati del meridione con la squadra, che avveniva anche tramite l'acquisto di giocatori provenienti da quelle zone, come Beppe Furino, palermitano, e Massimo Mauro, catanzarese. Un esempio ancora più chiaro è l'acquisto di Pietro Anastasi, di Catania, nel 1968, che serve ad Agnelli per placare le proteste e gli scioperi degli operai della Fiat Mirafiori. Già, perché dobbiamo tornare a parlare della Fiat. Il periodo d'oro si interrompe bruscamente in brevissimo tempo. Si passa dal record di macchine vendute in un anno, al tentativo inizialmente fallito di internazionalizzare la Fiat, comprando una quota della Citroen, poi ceduta, al cosiddetto autunno caldo. La protesta studentesca del 68 si allarga ai lavoratori. Il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici nel 69 porta a una serie di scioperi soprattutto dagli addetti alla catena di montaggio, categoria logorata da un lavoro alienante. Cresce la ribellione nella fabbrica più grande d'Italia. Il salario non basta, i turni sono massacranti. Con le tensioni che caratterizzano il paese, secondo Gianni è necessario stringere un determinato accordo con i sindacati. Da questo momento le sue scelte verranno ampiamente messe in discussione anche ad anni di distanza. Nel gennaio del 1970 si arriva a un rinnovo del contratto per le aziende, con concessioni normative consistenti, che inciderà pesantemente sui bilanci futuri. Nel 1975 Gianni, in qualità di presidente di Confindustria, firma un accordo storico con un adeguamento dei salari al caro vita, con il sindacalista Luciano Lama, uomo che stimava molto, nonostante ideali completamente opposti ai suoi. Accordo criticatissimo, che per molti compromise il futuro della nostra economia. Gli anni 70 sono un periodo di crisi per la Fiat e per il mercato automobilistico. Gianni è costretto a vendere il 10% dell'azienda ai libici, a Gheddafi, che ottiene un posto nel consiglio di amministrazione per 400 milioni di dollari. Denaro per sanare la ferita inflitta dalla crisi. È la prima volta nella storia in cui un paese arabo acquista una quota di una grande impresa occidentale. E questo disorienta i politici dell'epoca, viste le tensioni tra Gheddafi e gli Stati Uniti. Si tratta di anni incredibilmente complicati, anni di violenza in cui le Brigate Rosse colpiscono anche i dirigenti della Fiat. E anche questo è il periodo durante il quale i rapporti con Mediobanca, e in particolare con Enrico Cuccia, uno dei banchieri più importanti nella storia della nazione, si intensificano. Si intensificano a tal punto che Cuccia obbliga Gianni a prendere un responsabile finanziario, Cesare Romiti. Romiti, molto più abile in politica rispetto all'avvocato, viene a conoscenza dei segreti degli Agnelli e diventa piano piano un personaggio sempre più potente all'interno del gruppo Fiat. Gianni è amato e criticato allo stesso tempo. Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica, lo descrive come l'avvocato di panna montata, poco capace di sapersi imporre nei momenti di difficoltà, simbolo di un'Italia salottiera, dell'elite con l'R moscia e l'orologio sopra il polsino. Gli anni Ottanta si aprono con una nuova crisi tra sindacato e azienda, che preannuncia la messa in cassa integrazione per migliaia di dipendenti e successivamente il licenziamento. Gli scioperi culminano in una manifestazione antisindacale che rimarrà nella storia, la marcia dei 40.000. Migliaia di impiegati operai scendono in strada per Torino per protestare contro coloro che stanno impedendo di entrare in fabbrica da 35 giorni. È un momento di svolta, è la caduta del potere detenuto fino a quel momento dai sindacati. Nel 1981 l'economia italiana torna a crescere, la recessione degli anni 70 è alle spalle. La Fiat riesce addirittura, tramite un'operazione molto discussa, orchestrata da Agnelli, Romiti e Cuccia, a riacquistare le quote vendute a Gheddafi, che avevano causato non pochi problemi. La storia della Fiat continua tra alti e bassi. Acquisizioni, come quelli dell'Alfa Romeo, o l'accordo con General Motors, e soprattutto lotte di potere interne tra i dirigenti. Ma per capire meglio la figura di Gianni Agnelli, in questo ultimo capitolo, dobbiamo raccontare la sua incessante preoccupazione per il futuro della Fiat, e la continua ricerca di un erede. Anche perché all'avvocato viene diagnosticato un tumore alla prostata, e ora c'è bisogno di trovare un successore. Lui vuole fare un passo indietro.
Gianni vuole fare come suo nonno, vuole mettere l'azienda nelle mani della famiglia. Indica come successore suo fratello Umberto, che era stato al suo fianco per tanti anni. Dice che sarà lui a prendere in mano il timone dell'azienda. Questo però non accade, almeno inizialmente. I giochi di potere di Enrico Cuccia agli inizi degli anni 90 costringono l'avvocato a rimanere alla presidenza della società, insieme a Cesare Romiti. Gianni teme di perdere il controllo della Fiat. Le cose cambiano nell'arco di 5 anni, quando Cuccia inizia a perdere potere. Gianni vuole lasciare la Fiat nelle migliori mani possibili. Sui giornali dell'epoca non si hanno molti dubbi. L'avvocato ha individuato l'erede e non sarà suo figlio Edoardo, ma il figlio di suo fratello Umberto. Giovanni Umberto Agnelli, detto Giovannino, poco più che trentenne. Una candidatura per alcuni dubbia, nata per caso da un banale passaggio in un'intervista di Gianni a un giornale di second'ordine e fatta girare grazie all'ufficio stampa della Fiat, su imposizione di Romiti. Questo avviene nel periodo in cui il vertice Fiat è investito dalla bufera Tangentopoli. Una mossa per molti orchestrata da Romiti, speranzoso che i magistrati si accontentino senza incarcerare nessuno. Ma Gianni lo sapeva? Era una sua idea? Non lo sapremo mai, perché il destino della famiglia Agnelli è segnato dalle tragiche, premature scomparse di eredi maschi. Giovannino, infatti, muore a soli 33 anni per un tumore fulminante. È il 13 dicembre 1997. Gianni a questo punto individua un altro membro della sua famiglia. A prendere in mano l'azienda sarà John Elkann, suo nipote, il figlio di Margherita. John viene inserito nel consiglio di amministrazione quando ha poco più di 20 anni. Questa scelta è però un colpo al cuore per il suo primogenito, Edoardo, l'ennesima ferita inflittagli. Edoardo Agnelli è una persona troppo sensibile, completamente diversa dal padre. Un ragazzo lasciato solo per gran parte della sua vita e mai apprezzato fino in fondo dai genitori. Edoardo soffrirà terribilmente la mancanza di attenzione e rispetto da parte di Gianni. Si alterneranno storie contrastanti sul suo interesse verso la Fiat. Qualcuno scrive che era interessato a prendere il ruolo del padre, altri che era totalmente disinteressato a fare quel percorso. Gianni, in una lettera scritta poco prima di un delicato intervento a Monaco, indica John come papabile successore e critica fortemente Edoardo. Sono quelle parole che sanciscono la rottura completa del loro rapporto. Ciò che forse lo colpisce di più è la totale mancanza di considerazione. Edoardo si getta da un cavalcavia il 15 novembre 2000. Perché lo abbia fatto, non si può sapere. Non si può scavare così a fondo in pochi minuti. Circoleranno decine di teorie, nessuna di queste troverà alcuna conferma. Ora, non staremo qui a valutare quanto questa ennesima tragedia familiare abbia colpito Gianni. C'è chi dirà malignamente che fosse più tediato dal futuro della Fiat piuttosto che dalla morte del figlio, senza pensare per un momento al suo spirito sabaudo e alla sua attenzione a non mostrare i propri sentimenti in pubblico. Altri diranno che i sensi di colpa prenderanno il sopravvento. Gianni cade in una profonda depressione che lo costringe a ritirarsi nella sua storica residenza torinese, Villa Frescot, sulle colline. Muore qui, a 81 anni, il 24 gennaio 2003, a causa del tumore contro cui ha lottato per anni. Un fiume di torinesi e non solo si mette in coda per la camera ardente, adibita a lingotto, simbolo della Fiat. Segno del legame indissolubile tra l'azienda e Gianni. Ora la domanda sorge spontanea, ma chi è stato davvero l'avvocato? Conoscere la sua figura è indispensabile per capire cosa fu l'Italia industriale del Novecento. È stato molto più di un semplice imprenditore, un simbolo che ha rappresentato internazionalmente l'Italia. Qualcuno lo definisce l'ultimo re d'Italia, colui che ha sostituito i monarchi che non ci sono più. Un re con tante luci e moltissime ombre. Uno dei protagonisti, se non il protagonista, che ha segnato la storia del Novecento italiano